Beh, per come è andata la gara, sì, rammarico è notevole perché in superiorità numerica, nell'unica occasione regalata a questo punto, posso dire, da parte nostra ci hanno punito più del dovuto e quindi a partenza come l'avevamo preparata, la gara contro una squadra molto ben organizzata. Sapevamo su un campo come questo di Cosenza molto difficile, che affrontavamo una squadra in palla, in salute, e che ha dimostrato con la classifica anche attuale di valere i punti che ha guadagnato. Pertanto era, diciamo, inizialmente una gara proibitiva, tra virgolette, però sul campo abbiamo dimostrato ancora una volta di poterci stare, di poter giocare alla pari con squadre che hanno speso molto più di noi e hanno un organico con valori superiori ai nostri. Direi che il nostro campionato non è cambiato e il nostro obiettivo rimane quello della salvezza, e per perseguirlo dobbiamo continuare sulla strada delle prestazioni che stiamo disputando. E sicuramente da 3-4 partite a questa parte abbiamo intrapreso un percorso che ritengo sia quello giusto, dove i ragazzi stanno acquisendo più consapevolezza dei propri mezzi, stanno crescendo sotto l'aspetto tecnico e tattico. Dal punto di vista fisico la squadra continua a dimostrare di avere sempre qualcosa in più rispetto agli avversari, e si vede nei secondi tempi che stiamo disputando. Pertanto io non vedo grossi problemi, a patto che appunto la squadra dimostri sempre di giocare con questo piglio, questo atteggiamento, sia in casa che fuori. È un principio di gioco che ho cercato di trasmettere dal primo giorno e ritengo che sempre attraverso il gioco si possa arrivare al risultato. E anche grazie all'atteggiamento deve essere sempre quello, dal punto di vista agonistico, molto, molto deciso, perché altrimenti noi come squadra, ecco, non possiamo permetterci di non correre più dell'avversario, di non aiutarci in ogni fase della partita, e quando lo facciamo e lo dimostriamo, anche insomma la squadra ne giova e si raggiungono i risultati che stiamo facendo con le prestazioni delle ultime partite.